Il test Airmap ci consente di determinare lo stato ricettivo del rivestimento interno dell'utero durante la finestra di impianto. È un metodo avanzato di biologia molecolare che analizza l'espressione genica di 48 geni coinvolti nello sviluppo della ricettività endometriale. Il test Airmap ci aiuta a determinare il periodo di tempo nel quale l'endometrio risulterà più idoneo a ricevere un embrione. Personalizzando il transfer embrionario, aumentiamo le probabilità di impianto e di gravidanza evolutiva. Questo è l'unico test di ricettività endometriale che include anche la valutazione dei geni di risposta immunitaria direttamente correlati al processo di impianto dell'embrione. Questo test è consigliato alle pazienti che hanno sofferto fallimenti ricorrenti di impianto embrionale, due o più in donne giovani e tre o più in donna di età più avanzata. Hanno realizzato cicli di FIVET senza successo con il trasferimento di embrioni apparentemente di buona qualità. Non hanno apparenti problemi uterini, presentano un adeguato rivestimento endometriale, ma non sono ancora arrivate all'impianto di un embrione o a portare avanti una gravidanza. Durante un ciclo di prova si esegue una biopsia endometriale in modo ambulatoriale per ottenere un piccolo campione del tessuto endometriale. Successivamente il campione viene refrigerato, conservato e analizzato con metodi di biologia molecolare per l'espressione genica.